Ciao ragazzi, oggi parliamo di tre strumenti secondo me indispensabili per andare a suonare in giro con gli spartiti ed avere la comodità assoluta. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, ricordatevi di cliccare come al solito sulla campanellina così attivate le notifiche, andate a dare uno sguardo ai miei social Facebook e Instagram che ci sono qui sotto in descrizione, andate a guardare anche sul sito perché ci sono un sacco di articoli interessanti su tutto quello di cui parliamo io e Ale. Molti di voi non lo sapranno ma io sono uno veramente tanto disordinato e ho sempre avuto un po' di problemi ad archiviarmi i fogli o i file dove mi scrivevo le partiture, perché un sacco di volte sia che io le scrivessi a mano sia che io le scrivessi su Sibelius come li scrivo ancora adesso, o perdevo i file o perdevo i fogli, era sempre un casino. E poi ho scoperto l'app Fourscore mi ha aiutato veramente tantissimo proprio per archiviare i miei file e non perderne più neanche uno, perché posso caricarci le foto delle mie partiture, i file PDF o tutto quello che voglio. Passiamo subito all'app così vi faccio vedere alcune cose. Per prima cosa potrei anche leggere ogni tanto due mail, ma vabbè, eccola qua, apriamola e vado a aprirci l'app direttamente sull'ultima partitura che avevamo selezionato, che è un medley dei Disco Inferno. Allora, per prima cosa, in alto a sinistra abbiamo tutte quante le partiture, vedete? Però come facciamo ad archiviarle nella maniera corretta? Allora, Fourscore fa delle liste che sono qui, io in realtà adesso ne ho solamente 4 e non ci sono neanche tutti i pezzi perché ho fatto un attimino di pulizia e sono ripartito da zero. Però vi faccio vedere, ad esempio, se io vado su Fame Reunion ho tutti i pezzi che abbiamo fatto al reunion appunto di Fame, però se io volessi aggiungere un pezzo a questa lista basta che clicco sul più, a sinistra ho tutti i pezzi già in lista, a destra invece ho tutte le partiture che ho caricato su Fourscore, quindi vado a scegliermene una a caso, ad esempio Best of 4 e Bis, clicco su fine ed eccoli qua, li avrò direttamente uno e due. Prima di andare a scrivere veramente sulla partitura, che forse è la cosa più interessante, vi faccio vedere come fare ad andare a prendervi i file PDF. Clicchiamo su servizi e abbiamo la possibilità di andarlo a prendere in questi quattro posti: Dropbox, OneDrive, iCloud Drive e Google Drive. Io solitamente uso Dropbox e mi trovo benissimo. Ok, clicchiamo di nuovo in alto a destra e andiamo su Annota. Questa è la parte più figa perché sulla sinistra in alto abbiamo un sacco di pennelli, di biro, di matite, di evidenziatori diversi e possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, basta che clicco e posso scrivere direttamente. Però se io clicco due volte posso andare a gestire la mia biro, il mio pennarello, posso andare a cambiare la tonalità, posso andare a cambiare la saturazione, posso cambiare la trasparenza, la luminosità e ovviamente le dimensioni. Se io voglio che rimanga un po' più grande basta che vado ad aumentare le dimensioni e poi scrivo con il mio pennarello più grande. Qui ho veramente tanti tipi di pennarelli, biro eccetera, poi ne posso aggiungere tranquillamente. Tra l'altro ho anche questi evidenziatori qua che posso usare ad esempio per evidenziarmi il mio titolo. Poi altra cosa, qui a sinistra se io clicco due volte ho la possibilità di mettermi alcune cose tipo forcelle in questo modo qua, oppure addirittura uno spartito, guardate qua. Ok, più o meno ho fatto una carrellata di quello che può fare quest'app, però a parte tenere tutte le mie partiture questa cosa va benissimo live, perché live è veramente semplice da usare. Torniamo in studio e ve li faccio vedere. Per prima cosa parliamo di lui, questo qua è un supporto della Hercules. A cosa serve? Serve ovviamente a mettere l'iPad sopra in modo che non caschi. Ho preso un'asta del panoramico, tanto la sigla l'ho già fatta. Adesso cosa facciamo? Di solito io faccio così, svito questa vite qua che mi servirà poi per poter aprire la clamp e vado ad attaccarla qui all'asta. Questo Hercules qua non è solamente per l'iPad ma è per qualsiasi tablet, infatti tramite questa levetta qua che possiamo tirare su, metto il mio iPad, tiro su fino in cima, chiudo la levetta, l'iPad non si muoverà mai nella vita. Numero 2, volta pagine duo della AirTurn, che io uso come pagina successiva e pagina precedente della mia partitura. Lo so, un volta pagine sembra la cosa più stupida della terra, perché voi mi dite vabbè ma io con un dito basta che faccio così e sono a posto. Però mentre siete lì a fare il vostro rullo in 32esimi velocissimo, come fate a fermarvi, guardare l'iPad e fare clic?
Io lo chiamo volta pagine perché lo uso per questo, ma in realtà è usato per fare tantissime cose. Chi lo usa per fare trascrizioni, chi lo usa con Pro Tools come shortcut, cioè ha un bel po' di funzioni diverse. E lo possiamo caricare tramite micro USB, collegare Bluetooth molto semplicemente al tuo iPad. Questo però funziona solamente per Apple, ma volta pagine ce ne sono anche per Android. In descrizione vi metto sia questo sia quello per Android. Come sempre, se il video ti è piaciuto ricordati di mettermi un mi piace, iscriviti al canale, mi raccomando, ti ricordo ancora di andare a vedere i social e il sito Castube che trovi qui sotto in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!